Oggi nuova lettera aperta del sindaco Ghinelli, in particolare dopo un articolo uscito oggi sulla Nazione. Ecco, perché questo nuovo messaggio? Ma il messaggio sostanzialmente è un po' per non dare come per acquisita la soluzione, i fatti che sono stati riportati dal giornale della Nazione circa la quasi impossibilità o pratica impossibilità di arrivare a un esercizio provvisorio in maniera rapida da consentire il pagamento entro il 16. Quindi volevo e desidero dare tranquillità a chi è ancora disposto a finanziare questa operazione, che l'operazione è possibile, difficile, difficilissima quanto vogliamo, ma è possibile, altrimenti non saremmo qui a perorare per far sì che ci fossero ulteriori versamenti da parte degli imprenditori. E quindi qui il secondo punto, anzi il primo, quello principale, che io avevo già in mente prima ancora di leggere i giornali questa mattina, che era quello di fare un appello attraverso i mezzi di informazione per far sì che anche tutti coloro che non ho contattato, e sono certamente molti di più rispetto a quelli con cui ho parlato, parlo di imprenditori, professionisti, esercenti, diciamo soggetti che svolgono l'attività economicamente rilevante nel nostro territorio, possano contribuire con un versamento in un apposito conto corrente di cui ho dato le coordinate, diciamo attraverso un versamento corporate, cioè un versamento da 1000 euro in su, che può essere anche cospicuo se il soggetto ha in qualche modo intenzione di entrare nella società o vuole svolgere una sponsorizzazione importante, ma se così fosse stato avrebbe già parlato con me, ma anche diciamo soltanto per sostenere la nostra squadra. Ora io credo che una città come la nostra, che è una città produttiva, che ha il PIL più alto della Toscana meridionale, possa tranquillamente trovare questi 370.000 euro che servono per il 16 di marzo e per continuare a sperare nel futuro della squadra di calcio della nostra città. Ecco, manca molto a raggiungere questo obiettivo o siamo vicini a raggiungere? Insomma, siamo a metà strada più o meno, un pochino più che metà, siamo a metà strada diciamo, e quindi c'è da impegnarsi in questi due giorni che mancano. Io torno a ripetere, la nostra è una città, qualcuno malignamente ha detto, non è una città ricca ma una città di ricchi. Non è vero, è una città ricca e soprattutto ricca di valori, ma è ricca anche perché ha un'imprenditoria vivace, un'imprenditoria non posso dire florida perché il momento è di crisi per tutti, ma sicuramente in grado di produrre un finanziamento alla fine nemmeno troppo pesante, no? Se si pensa a certi fatturati di certe aziende cittadine. Quindi io ringrazio chi ha già fatto e stimolo sinceramente chi non l'ha ancora fatto a darci una mano per arrivare a salvare la squadra. Ecco, in questa metà hai già calcolato anche diciamo quegli imprenditori che fanno capo a Piegoni? Sì, assolutamente sì, è chiaro, ci sono anche loro dentro. Perfetto. Io non posso guardare in questo momento troppo a chi mi mette in mano dei soldi, bruttissima espressione, però è così. Si tratta di sostenerla, qualcuno di loro ha intenzione di proseguire nel cammino perché vede nell'Arezzo un buon veicolo sportivo per avere delle soddisfazioni nei prossimi campionati, ma bisogna ripartire dalla C, per ripartire dalla C occorre pagare due botte di stipendi, adesso e a metà maggio.